Francesco Giuliani, Ciò che resta della notte, una storia d'amore e morte che ha per protagonista Giulian, chirurgo affermato di bell'aspetto, accompagnata da una colonna sonora a base di musica rock. Non l'abbiamo incontrato. Questo è un romanzo che parla di un rapporto sentimentale disfunzionale. Il protagonista torna nella sua città di origine e ritrova in qualche modo se stesso attraverso un viaggio molto profondo e doloroso che lo porterà a fare i conti con il suo passato. Behind blue eyes. Giulian, che è il protagonista, torna a Napoli perché il padre sta molto male. In questo ritorno a Napoli lui incontrerà i suoi vecchi amici con i quali suonava, perché lui, oltre ad essere un chirurgo plastico, è un appassionato chitarrista blues rock, e ritrova la sua vecchia band e incontra una donna che si chiama Frida, che lo aiuterà in questo percorso, in questo viaggio dentro se stesso, in questa possibile rinascita che lui cerca. Ci sono quattro donne chiave in questo romanzo. La prima è sua madre, Rosalind, che rappresenta la nostalgia. Giulian l'ha persa quando era molto piccolo, in circostanze anche drammatiche. Poi c'è Francesca, che è sua moglie, che è colei con la quale lui instaura questo rapporto, questo matrimonio tossico, e poi c'è Frida, che lo condurrà in questo viaggio. E poi soprattutto, direi, c'è la figlia di Giulian, la piccola Rosalind, che si chiama come la nonna, che sarà colei che in qualche modo determinerà poi il destino di Giulian. Il padre fa l'impresario musicale, organizza dei concerti a Londra, dove è nata invece la madre di Giulian. Lui spesso da bambino va a Londra, da ragazzino va a Londra e incontra i musicisti con i quali lavora il padre. E quindi in questo rapporto con il suo passato e con la sua famiglia di origine, Giulian è sì un borghese ma anche un musicista, e quindi questa dicotomia che si crea fa sì che il personaggio diventi particolarmente complesso ed esca anche attraverso la musica dal suo bozzolo originario di borghese ricco. Una delle particolarità del libro è che è una storia intrisa di musica, in particolare di musica rock blues, e all'inizio di ogni capitolo c'è una playlist con indicate le canzoni che poi vengono citate all'interno del capitolo stesso.